Ciao a tutti amici softerizi e softgunner e bentornati su Airsoft Caesar. Oggi facciamo un vlog sempre dal mio ufficio mobile di un argomento estremamente pro, da veramente un Airsoft molto molto avanzato. È un progetto che abbiamo, se avete seguito i vari video avete visto che abbiamo in mente di fare una squadra Airsoft, una sorta di progetto Avenger, nel senso prendendo da altre squadre componenti per fare un team, per fare eventi di alto valore, alto profilo e milsim di un certo tipo. Diciamo, con il mio fedele compagno di merende, nonché carissimo amico Omar Zarcoli di Army Soft Tire, stiamo cercando di fare proprio questo. E oltretutto un altro elemento che vorremmo inserire nella squadra sarà cercare di essere tutti configurati con ATAC. Cos'è ATAC? ATAC è l'acronimo sta per Android Assault, però non mi ricordo, Tactics Advanced Kit, una cosa del genere. E fondamentalmente cos'è? È un'applicazione che ovviamente, come dice il nome Android, è da mettere nello smartphone su Android, e poi c'è anche la ITAC, ma è un'altra parte, diciamo è per iOS, ma funziona molto peggio. E invece con ATAC già abbiamo avuto dei grandi grandi risultati e stiamo ancora continuando a sperimentarlo. L'idea sarà comunque di fare con questo tipo di ATAC. È un'applicazione che fondamentalmente non solo ti georeferenzia, cioè hai delle coordinate GPS attendibili, ma non solo, puoi mettere waypoint, puoi mettere tutto, in questo caso all'interno di ATAC, di una cartina topografica. E non solo, tu puoi vedere i componenti della tua squadra in tempo reale o anche quelli di altre squadre a seconda di quante si loggano al tuo stesso nodo. È una cosa secondo me, ragazzi, fighissima. È una cosa che ovviamente viene dalla parte di intelligence militare, che ora sta arrivando anche nel mercato civile e che secondo me sarà fondamentale per tantissime forze dell'ordine, ma non solo, anche per esempio per protezione civile, eccetera, in casi di in situazioni emergenziali, di disastri naturali, eccetera. Sarà fighissimo. Non solo, vi potrete vedere in tempo reale, vi potete ragguagliare in tempo reale, c'è una sessione di chat messaggistica, quindi voi potete mettere di vi può mandare su ATAC un obiettivo, voi potete vedere i vari team leader come si dispongono le squadre, come prendono suddetto obiettivo, cioè è una figata pazzesca. Ovviamente ATAC per funzionare ha bisogno di un allaccio a un server, che potrebbe essere fisico, che non è praticabile per un discorso di soldi, di cose, è una bega pazzesca avere un server fisico. Ora ci sta provando Pineschi a mettere su anche una sorta di suo server personale con APTAC, quindi anche lui sta lavorando molto in questo campo ed è pazzesco. E se no vi dovete interfacciare con un server digitale. Per adesso quello che va meglio è Zero Tier One. Zero Tier One è un servizio, anche quello una sorta di applicazione che voi scaricate, che vi fa da server digitale e che di conseguenza vi farà dialogare smartphone con ATAC e altri soggetti. Zero Tier One e ATAC sono ovviamente sottostanti a una linea di copertura telefonica e internet, quindi che sia 3G, 4G, quello che sia. E voi direte, cazzo, è un'inculata pazzesca, Caesar, 90% dei territori dove noi andiamo a fare milsim è col cazzo che c'è campo e internet. E io vi dico, ok, avete ragione, stiamo lavorando anche sotto questo senso. Ovviamente prendendo spunto dal mondo militare, dal mondo delle SOF,
avrete visto in vari varie ref pick eccetera, vedere tanti soft che hanno un nuovo sistema radio molto particolare con tre antenne disposte così. È un sistema che si chiama Persistent System. Lì siamo a livelli già cosmici, perché con wave relay, quindi di conseguenza hanno anche, possono anche inviare metadati, possono inviare segnali non solo audio ma anche video in tempo reale, quindi lì siamo ad altri livelli. Però si può fare una cosa del genere, si può avere quantomeno un ombrello di copertura wifi internet con i LoRa. I LoRa sono dei long range wifi. Praticamente cosa succede con questi LoRa, che sono dei, veramente delle schedine del cazzo così, che trovate anche su AliExpress per tra i 40 e 60 euro. Voi con quelle e la loro antennina fate una sorta di ombrello wifi, poi loro ti dicono fino a 10 km, coi cazzo, ma basterebbe veramente 500-600 metri, a meno che uno non fa un'operazione di brick dove separa la squadra per fare più obiettivi, oppure due obiettivi ravvicinati, oppure vuole separare la squadra per fare un altro sistema di accerchiamento che si va ben oltre il chilometro. Ancora lì abbiamo da testarlo, però comunque a noi ci fosse, sarebbe sufficiente 600-700 metri reali, cioè nonostante avvallamenti del terreno, alberi e quant'altro. Già quello sarebbe una grandissima vittoria. Stiamo sperimentando sotto quel punto di vista, che secondo me renderà veramente le giocate della nostra squadra pazzesche. Ci divertiremo veramente come dei bambini deficienti, strafati di zucchero, perché sarà una cosa pazzesca, veramente bellissima. Perché a quel punto lì, ragazzi, voi veramente con quattro cavolate riuscite ad avere un sistema radio, wifi, geolocalizzato, eccetera, che vi permette di giocare alla grande in qualunque condizione. A parte la milsim, ma anche se mettete su un ventino non competitivo, amichevole, con un'altra squadra che però ha comunque ATA, che cazzo, ma vi divertite come i matti, fate delle mini milsim in una giocata domenicale, cioè è da sbrodare sta cosa. Io veramente sto facendo questo video in anticipo perché non riesco a tenermi una cosa per me neanche a morire, voi lo sapete, devo spoilerare. E quindi vi faccio questo video. Quindi stiamo lavorando anche sotto questo senso, stiamo anche cercando una persona, stiamo collaborando con sia dei tecnici informatici, con dei tecnici elettronici, per cercare di avere un sistema più funzionale possibile, che sia anche carino da vedere, cercare di metterlo all'interno di una Persistent System Dummy. Insomma, stiamo lavorando, però stiamo cercando di lavorare sotto questa cosa. Ovviamente a quel punto lì, con il LoRa, però stiamo valutando anche altri tipi di applicazioni o server digitali, perché Zero Tier One non va. E stiamo cercando di lavorare con un'altra app che si chiama Mesh Tactics. Allora, con Mesh Tactics stiamo cercando di sperimentare e di vedere come poter fare per farla funzionare in maniera, perché ci sono tutta una serie di frequenze, cioè è una cosa estremamente complessa, è un livello estremamente avanzato. Io sto video sono sicuro che me lo guardate in due forse, e lo capite in uno probabilmente, cioè faccio fatica io a capirlo che ci sto dentro a testarlo sta cosa, sta facendo una fatica della madonna, quindi me posso immaginare spiegarvelo quanto ci possiate capire. Poi io sono estremamente prolisso, mi perdo in discorsi, cose, e quindi comunque, ricapitolando, sistema ATAC, una sorta di applicazione da mettere all'interno di un telefono smartphone Android, che vi consente di avere navigatore GPS georeferenziato con vari punti dove vi possono mandare obiettivi, waypoint, cose, e vedere gli altri partecipanti connessi ad ATAC in tempo reale, georeferenziati dove sono nel campo. Figata della madonna. Problema, ovviamente, server digitale, in questo caso Zero Tier One. Altro problema, linea telefonica,
Zero Tier 1 va solo con una linea telefonica 3G normale. Quindi a quel punto lì abbiamo deciso di meshare su un LoRa, Long Range Wi-Fi, che va con un altro tipo di applicazione Mesh Tactics, per riuscire ad interfacciarsi di nuovo con ATAC. Cosa figa, una figata pazzesca. Io spero che tutto funzioni, perché saremo una delle prime squadre, se tutto il progetto va in porto, che saranno tutti presenti su ATAC, interfacciati su ATAC, e potremmo iscriverci eccetera e portare questa cosa all'interno delle milsim di chi lo organizza con i sistemi ATAC. C'erano altri sistemi fino adesso come Ares Alpha, ma non sono minimamente paragonabili come prestazioni ad ATAC, perché i ping di ritorno sono lentissimi, quindi voi non vedete uno spostamento in tempo reale, ma vedete cioè che si, lo vedi che spariscono e riappaiono in un altro punto del campo così a caso, perché non avete visto tutto lo spostamento. Quindi sono altri sistemi che non vanno bene come dovrebbero andare. Invece ATAC da questo punto di vista è veramente una svolta. Voi riuscite a avere veramente come le SOF una sorta di doc, di doc che vi può mandare informazioni, ma non solo, voi da team leader potete interfacciarvi con altre squadre, cioè verrà una figata pazzesca, e in questo caso fare delle giocate bellissime, e sarà utilissimo per eventi milsim. Quindi ragazzi, questi sono, è un'altra parte della sorta di distaccamento, diciamo, di questo progetto Avenger che abbiamo in mente con Omar, con Spettro Airsoft, con altra gente che ha mandato candidatura, che stiamo vagliando, che ci possa aiutare in questo, con collaborazioni importanti per creare una squadra estremamente all'avanguardia, competitiva, e che possa accedere ad eventi particolari, e tra l'altro poi fra di noi divertirsi come degli scemi bambini. Bene, detto questo, non mi resta altro che dirvi, ovviamente, cavolo, likeata bestia al video, perché sono uno dei primi che fa sta cosa. Se vedete nel panorama di YouTube sono uno dei primi, poi c'è Pineschi che l'ha già fatto, che lo sta studiando, cioè sono insieme a Tyrex Arm, che anche lui ci ha realizzato dei video, cioè cavolo, ma io più di così, ma cosa vi devo fare? Ma cosa vi devo fare? Likeata bestia, commentate, fatemi sapere di cosa ne pensate di questo sistema, se lo conoscevate e quali sono i vostri feed. Poi ovviamente seguite il canale, fatemi crescere e cercate di aiutarmi e supportarmi in tutto e per tutto, perché continuerò a portarvi contenuti della Madonna. Ciao, sono Gunner, al prossimo video.